Good morning, anche se direi più buonasera perché sono le 4 qui. Mister, master, maestro? O semplicemente the David. Lynch, it's January 21, 2022. And if you can believe it, it's a Friday once again. It's a Friday once again. It's a Friday once again. And as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric razor, blue, black and gray, only 8 euros, very cheap, very great. And as every Friday guarderò come sempre sabato notte, diciamo così, la mia trasmissione preferita sul cinema condotta da Gigi Marzullo sul canale principale italiano Rai 1. Ma è l'unica trasmissione che vedo, si può dire, su Rai 1, vedo pochissimi canali in televisione. Sì, forse se riesco, ma non lo so, è un po' impossibile, metto, prende se lo trovo da qualche parte, prendo e poi comunque l'esordio, come apre l'unica trasmissione, ogni sabato notte, diciamo. Qui ad ogni modo 53 Fahrenheit 12 Celsius, this means that è quella giornata veramente, veramente, veramente veramente fredda in questi giorni, in questo periodo, ma invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che mi consentono non di vincerlo, che è possibile, ma quantomeno di combatterlo. Beh, sì, per quanto riguarda i pensieri, diciamo che pensavo alla serie It's a Friday Once Again, la nostra serie musicale, e in qualche modo caricherò il 21esimo episodio, se non erro, più tardi, ed è anche relativo anche alla seconda parte, la sorpresa che per il suo compleanno, però che poi appunto che riguarda una canzone che inserirò, sempre interpretata da me, che inserirò nel report del Friday di oggi, e poi la caricherò penso domani o massimo domenica sotto forma di video proprio per quanto riguarda la mia interpretazione, in cui canto e suono questo pezzo. E poi forse ancora una seconda versione dell'episodio sul venerdì, con un pezzo da un film di Takeshi Kitano, di cui abbiamo celebrato 75 anni 3 giorni fa. Poi pensavo ancora al nostro, insomma, qua la prima parte della sorpresa l'ho fatto ieri sul caffè, o caffè napoletano, o invece sul caffè, insomma, spero che l'abbia guardato, ma è impossibile comunque che qualcuno l'abbia guardato e si sia fatto 2 risate. Inserisco il link in descrizione, la schermata finale, per chi se l'è perso volesse rivederla, questa prima parte, la sorpresa, questa prima sorpresa. Sì, credo sono queste le cose del giorno, ho pensato al momento, non mi viene null'altro. Come sempre scrivo in descrizione se mi viene qualcos'altro in mente. Anyway, as it just see from the window. Today, absolutely we don't have those beautiful blue skies in golden sunshine, ma insomma va bene così. Dopo alcuni giorni, anzi 6 giorni consecutivi se non erro, fino a 2 giorni fa in cui li abbiamo avuti, questo è il secondo giorno in cui non l'abbiamo, ma non fa nulla, però dirò la frase carte, cioè ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro, ma francamente la vita si batta su e su it, sì, ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro, fatta su e su di sì, ma francamente la vedo un po' impossibile. Said this, so from the mythical window with the colored curtain, insomma bella questa inquadratura ma comunque oscura a causa del tempo, and it's a green roller shooter, ovviamente non dico niente con enfasi in questi casi come sapete, and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Eva, a great day him, all the people who follow the channel, the report, sì, mi raccomando, i video sui pensieri sono separati da questo. Sì, per quanto riguarda la musica, si tratta della mia versione di Ukrug Dance,
di Twin Peaks, ovviamente Angelo Badalamenti. Scrivo sempre in descrizione che si tratta, il link del video anche se vi interessa. So again I met the him, all these people and everyone too.